Intanto una cosa carina è che in francese hystérique è sia maschile che femminile. E quando noi abbiamo tradotto, con Michel abbiamo tradotto dei seminari in cui si parlava del discours de l'hystérique, non sapevamo se mettere maschile o femminile, perché di solito si mette il maschile. E poi dopo io ho preso la decisione di metterlo sempre al femminile. Allora, perché sempre al femminile? Perché nel seminario 17 Lacan è molto chiaro. E cioè, intanto lui stesso, quando parla des hystériques, poi le mette sempre al femminile, elle, non sempre sempre, ma quasi sempre. Il problema è che Lacan considera che l'isterica, il soggetto isterico, maschio o femmino che sia, è colui che cerca di suscitare nell'altro il desiderio. Quindi non ha più niente a che fare con l'isteria nel senso come lo pensava Freud, qualcuno che è malato. Al limite, essere in hysterique è la cosa meravigliosa, perché è capace di far desiderare. C'è però un piccolo problema, per le donne soprattutto. Perché l'isterica cerca di porsi sul versante di una difesa del padre, non sul versante di essere la donna. Quindi, mentre in un primo tempo si può dire, possiamo mettere al femminile isterique, secondo tempo possiamo dire calma. Un'isterica deve fare un po' di sforzo perché possa diventare una donna.